iniziativa e anche perché oggi c'erano altri impegni importanti come la manifestazione antifascista a Cremona per i grandi episodi che sono successi domenica scorsa con un compagno che è finito in coma per un'aggressione fascista, e questo ha un po' tolto partecipanti a questa iniziativa. Ringrazio innanzitutto i relatori qui presenti, Carla Filosa della rivista La Contraddizione, Vittorio Francesco Schettino della Seconda Università di Napoli e Maurizio Brignoli, anche lui della rivista La Contraddizione. Purtroppo Sergio Manes di Edizioni La Città del Sole e Vittorio Gioiello, direttore del CESPI, non possono essere presenti per motivi di salute. E a seguire ci sarà però un intervento anche di Serena, di Francesco Ianni, dei giovani comunisti di Milano, che purtroppo anche lei ha avuto un piccolo inconveniente, siccome lei si è bloccata la macchina non può essere presente in orario. Dopo interverrà anche lei a nome dei giovani comunisti di Milano. Questa è la terza iniziativa di formazione politica che teniamo in questo spazio, le prime due le abbiamo tenute da novembre, ed erano più un lavoro di inchiesta riguardo i personaggi della sinistra cosiddetta alternativa in Italia. L'iniziativa di oggi è diversa dai due precedenti ed è più volta a analizzare i rapporti di classe all'interno della società odierna. Noi riteniamo che questo genere di iniziative siano importanti perché di fronte alla crisi del sistema, una crisi strutturale che sta di fatto fagocitando interi popoli nella miseria non soltanto economica ma anche nella disperazione più totale, come vediamo in Ucraina, come vediamo in Siria, come vediamo in altri stati dove la NATO continua a bombardare per comunque continuare a tenere alti profitti delle classi dominanti, in special modo quelle presenti negli Stati Uniti d'America. Noi riteniamo che iniziative di questo tipo siano un utile strumento per far capire ai compagni che risposte poter dare con l'aggravare e l'avanzare della crisi. Io passo la parola subito a Carla Filosa della rivista La Contraddizione, che inizierà a illustrare quanto scritto all'interno del libro per la critica dell'economia politica secondo Marx. Passo la parola a lei e grazie ancora per essere presenti. Allora, io sono qui al posto di Gianfranco Pala, che è il curatore di questo testo, che sicuramente è un invito alla lettura di Marx, quindi rientra nell'ipotesi, nella problematica di un processo di formazione che sarebbe bene che non solo iniziasse ma proseguisse. Formazione che noi proponiamo, chiaramente perché ne siamo convinti, all'interno della lettura dell'analisi marxiana del sistema nel quale viviamo. Allora, molte cose sono state dette contro Marx e contro l'analisi del capitale perché è stato diciamo oggetto di una lotta delle idee, di una battaglia delle idee che è cominciata non appena Marx aveva appunto scritto il Capitale, cioè quindi quasi 3 secoli fa, e che continua tutt'oggi, per cui noi ci troviamo all'interno di una difficoltà a far riaccettare Marx, perché è stato definito vecchio, obsoleto, vetero, inutile, adesso le cose sono cambiate, eccetera, eccetera. Ecco, le cose sono cambiate fino a un certo punto, nel senso che Marx non è che ha fatto un testo in cui ha parlato del suo tempo, ma ha parlato di un sistema, cioè ha parlato di come funziona un modo di produzione, un sistema economico, e finché perdura questo sistema economico le leggi che ha individuato sono quelle. Quindi non è che cambiano le leggi del sistema, le leggi di Keplero non credo che nessuno si sogni di disconoscerle, mentre invece le leggi di funzionamento del capitale sembra che siano oggetto di attacchi continui perché non se ne vuole riconoscere il funzionamento, altrimenti si saprebbe come funziona, cioè si saprebbe
come avviene l'accumulazione di capitale, come avviene lo sfruttamento del lavoro, come il capitale entra in crisi, eccetera, eccetera. Allora, siccome questa è l'attualità che noi stiamo vivendo e abbiamo a disposizione un'analisi, quella che per Gianfranco era importante chiamarla perla critica, cioè il titolo di questo testo, perla critica perché critica in questo senso vuol dire analisi, vuol dire individuazione scientifica di come avviene un processo di produzione all'interno di una organizzazione sociale che è questa che tutt'oggi noi abbiamo di fronte. Allora, in questo senso è una perla perché è sia un corpo esterno sia qualcosa di prezioso che dobbiamo tenere in conto o con cui dobbiamo confrontarci per riuscire a leggere il presente. Io credo che la formazione politica non possa avvenire se non attraverso una consapevolezza di come funzionano determinati meccanismi di fronte ai quali o riusciamo, impariamo a difenderci o comunque a comprenderli per capire in quale direzione determinano le leggi politiche, le leggi istituzionali che si avvicendano, oppure saremo sempre alla mercé di ciò che accade e quindi saremo dei soggetti storicamente passivi e non attivi. Ecco, l'analisi di Marx vorrebbe essere proprio questo, cioè una decifrazione, un codice che viene decifrato di questo funzionamento in modo tale da dare sì una perla, ma una perla che è un'arma nelle mani di chi la sa cogliere, la sa quindi utilizzare per avviare un processo di organizzazione sociale e difesa rispetto a una sopravvivenza che il sistema mette sempre più in crisi. Ecco, il processo che stiamo vivendo oggi di licenziamento continuo, che tanto continuerà ancora nel 2015, di quindi espulsione dal processo lavorativo, di investimenti che sono carenti, nonostante adesso le assicurazioni della signora Merkel che ci dice che gli investitori tedeschi adesso saranno invogliati, paghi del fatto che in Italia finalmente si può licenziare senza problemi. Ecco, tutte queste un po' fandonie che ci vengono a raccontare chi dice che gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi, la crisi è finita, ecco, tutte queste affermazioni dovremmo riuscire a confrontarle con qualcosa di oggettivo, con qualcosa che ci dia conto effettivamente se le cose si mettono in questi termini oppure se sono semplicemente delle affermazioni che ci portano a mantenere un consenso, ancorché latente, ancorché controvoglia oppure silenzioso, ma comunque capace di ribellione, delle affermazioni che abbiano la capacità di mantenere lo stato di cose esistenti. Non arrivati libri. Quindi chi vorrà prendere questi libri adesso ne ha la possibilità, o altrimenti resteranno in custodia della fine. Sì, no, lo dicevo perché ho visto lei trafelata, poverina. E quindi volevo semplicemente affermare conseguentemente che la cura di Gianfranco Pala è stata quella di individuare determinate tematiche portanti chiaramente del sistema di capitale e raccogliere in una sorta di unità articolata tutta la tematica affrontata da Marx nei diversi testi.
Quindi non solo all'interno del Capitale, del Manifesto, dei lineamenti, dei Greenpeace, eccetera, ma all'interno di tutti i testi di Marx, vedere che cosa ha detto su quel tema in modo tale da rendere più articolato possibile il discorso specifico su ogni tematica. Questo ha significato non solo avere una enorme competenza per poterlo effettuare, ma anche una capacità, diciamo così, un po' certosina, abbastanza diciamo, paziente, di raccogliere il più possibile di una analisi che risulta appunto essere non solo ancora oggi in vigore, ma l'unica in grado di contrastare le ideologie che vengono propinate proprio per perpetuare questa organizzazione del consenso che è stata raffinatissima soprattutto negli ultimi tempi. Nel libro si incontra una postfazione che è l'attualizzazione che mi ha fatto Gianfranco, che si è messo alla fine proprio per mostrare quanto sia importante leggere prima Marx, cioè prima il testo reale e non l'introduzione, diciamo, di una soggettività che poteva in qualche modo deviare, disturbare o comunque instradare già indipendentemente dall'analisi effettiva. Questa dimensione, che se vogliamo può essere interpretata anche in termini di modestia, però dà alla fine un'indicazione anche di economisti che sono stati critici di Marx in senso di detrazione, e ne articola anche la dinamica utilizzata. Quindi, voglio dire, è anche un testo che dà conto di quelli che sono venuti dopo Marx. Ecco, io mi fermerei qui per dare spazio non solo agli altri relatori, ma anche alla una sorta di dibattito con domande o richieste di specificazioni sui temi, perché penso che questa poi dovrebbe essere la cosa più importante, cioè la possibilità di parlare anche di concetti che io adesso, per diciamo illustrare, presentare il testo, non voglio avere, insomma, tutto il tempo per poter definire, ma che sicuramente la cosa più importante. La parola a Francesco Schettino, della Seconda Università di Napoli. Ovviamente i curiosi avranno capito che con la Concordia non c'entra di mai salito su una barca, non neanche di Napoli, quindi neanche c'è un rapporto di all'interno. Detto ciò, molto ha già detto Carla relativamente alle tematiche del testo. Io, insomma, anche io sono d'accordo con lei di fare un intervento per quanto possibile abbastanza breve, per lasciare la parola anche a Maurizio Grigno, e poi soprattutto a voi, visto che siete così tanti, magari sono molte questioni di cui volete discutere con noi. E secondo me la cosa più importante da discutere in questo frangente, secondo me, è perché fare un libro di questo tipo. Come Carla diceva, è un libro di fatto antologico, e quindi ci sono i testi di Marx e dei marziani, marxisti o marzeschi, che si voglia, due contemporanei e successivi, che appunto sono stati selezionati da Gianfranco Pala, quindi con le sue grandi conoscenze, soprattutto, insomma, sono riconosciuti da tutti a livello italiano, sicuramente anche a livello mondiale. Ma perché riproporre un libro del genere, cioè un'antologia che è stata utilizzata per 20 anni come materiale didattico per i corsi di economia politica alla Sapienza, sotto forma di libro? È obiettivamente stata immediatamente un'operazione editoriale abbastanza ardua. Possiamo dire che già dopo 3 mesi dalla pubblicazione, la prima copia mi è arrivata più o meno il giorno 20 ottobre, quindi sono stati chiusi più o meno 3 mesi, adesso siamo già alla terza ristampa, quindi per fortuna le cose sembrano andare abbastanza bene. Ovviamente non abbiamo fatto stampe di 1000 copie, ma siamo seguiti in volumi sempre molto più bassi, però insomma non ci aspettavamo un successo di questo tipo. Evidentemente ci abbiamo visto abbastanza lungo,
nel senso che Marx, come molti dicono ancora oggi, forse più di prima rispetto a qualche anno fa sicuramente, è ancora attuale. Carlo ovviamente ne ha parlato per quanto riguarda le tematiche. La cosa secondo me più importante, appunto, che riguarda questo libro è proprio il fatto che qui è Marx che parla. Negli anni sono usciti parecchi testi di interpretazione di Marx, che poi hanno interpretato a modo dell'autore. Marx spesso e volentieri andano anche oltre quello che aveva detto, spesso e volentieri cambiandone molte cose che invece erano fondamentali. La nozione di plusvalore, quindi di sfruttamento, che è poi il centro dell'analisi di Marx, spesso e purtroppo volentieri da parte di molti economisti che si richiamano al marxismo, ma che il marxismo non c'ha neanche un capello, è stata completamente dimenticata, è stata affossata. È stata effettuata un'operazione ideologica a tutti gli effetti all'interno dell'Accademia e fuori. Ultimo caso può essere preso quello del testo di Piketty, che ormai tutti quanti conoscono, che è uscito più o meno in contemporanea, forse qualche giorno prima, una versione italiana di Luca Pompiani, che si chiama Il Capitale, titolo rosso, del XXI secolo. Ora, se fosse chiamato Teoria generale del XXI secolo, facendo riferimento a Keynes, sarebbe stato nettamente più onesto, perché di Marx non c'ha nulla di identico. Vero è anche che nell'edizione italiana, inglese, statunitense, quindi portoghese e spagnola, c'è il titolo grande Il Capitale sottotitolato Il XXI secolo, nella versione originale è tutto di seguito, quindi Il Capitale si legge o non si legge. Però è evidente che è uscito fuori un testo che è di una pericolosità ideologica spaventosa, perché già molti compagni lo stanno comprando, mi hanno detto adesso in Brasile, perché una settimana fa è uscito in lingua portoghese e brasiliana, in un giorno sono andati via 30.000 copie. Ok, già ristampa, ma non so neanche se la seconda ristampa è già finita. Stiamo parlando di questi livelli. Quindi questi sono economisti, filosofi, che hanno l'obiettivo di mistificare quello che dice Marx. Okay? Quindi questo è uno degli obiettivi del nostro testo, cioè rimettere Marx al centro del marxismo. Che sembra un paradosso, ma in realtà Marx non ne parlava più. Cioè Marx era uscito fuori dal marxismo di cui si parlava nell'università, no? Era chiamato marxismo, ma Marx non aveva più alcun riferimento. E questa è una gravità estrema. Lei ha detto che è venuto al posto di Gianfranco Pale, probabilmente pure io sto al posto di Gianfranco Pale, e pure al posto di Marx a questo punto, perché in realtà, ripeto, quello che parla è Marx tramite Gianfranco, che appunto grazie alle sue competenze ha fatto una di quelle operazioni straordinarie che probabilmente solo lui poteva ideare negli anni 90, ossia quella del taglia e incolla, ma non col computer manuale, perché in realtà così si sono stati tagliuzzati frase per frase e rincollati per fare un test antologico che poi è stato fotocopiato e quindi riacquisito tecnologicamente, ormai ristampato come un libro normale. Quindi, ripeto, la particolarità di questo libro, che è obiettivamente una perla da tanti punti di vista, è proprio questo, cioè Marx che parla, e la selezione dei testi è stata fatta frase per frase, pezzo per pezzo, da tutte le opere di Marx, e ha una continuità straordinaria. Prima, parlando con dei compagni, si interrogavano sulla capacità di tutti di poter leggere un testo del genere. Io vi posso assicurare che questo testo è stato utilizzato per 20 anni all'università. Come sapete, all'università ormai non è che arrivano menti straordinariamente preparate, magari meno di altri di anni passati. E io per